Abbiamo pianto, sofferto, resistito. Ma come è accaduto in passato, ci prenderemo per mano e ci rialzeremo. Insieme, come una comunità che non si arrende, che resiste, che rinasce. Perché è insieme che ricostruiremo l'Italia di domani. Ti aspettiamo alla Festa Nazionale del Partito Democratico, dal 26 agosto al 21 settembre, a Modena Ponte Alto. Bella ciao, Italia! Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Duermo la hierba y solo amigos junto a mí, hablan de amor en plaza grande, de sus amores y problemas no lo sé, tristes o no. A modo mío, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mío, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, nella mia casa in piazza grande, chi mi crede prendo amore, amore no, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Buonasera. Si sente? Allora, buonasera. Sono trascorsi 75 anni dalla prima festa dell'unità che si tenne a Mariano Comense ai primi di settembre del 1945. La mostra che è esposta qui a Modena racconta il filo che unisce questi 75 anni e oggi, 75 anni dopo, la festa nazionale si ritrova a Modena. Se non ho fatto male i conti, è la nona edizione della festa dell'unità nazionale che si svolge a Modena e, se non ricordo male, è la prima del Partito Democratico che si svolge a Modena. Però una festa che si svolge a ridosso delle elezioni regionali, una festa che si svolge a ridosso di una scadenza importante anche per le sorti del governo, che è il referendum sulla composizione del Parlamento. Ma l'appuntamento che si apre oggi è particolare anche perché prende il via dopo i mesi bui del lockdown, nei giorni in cui si evidenziano segnali evidenti di una possibile ridiffusione del virus, oggi 1.367 contagi. E si svolge alla vigilia di un autunno che non si prospetta facile per la cosiddetta ripartenza, di cui tutti sentiamo il bisogno. Il tema di questo dibattito è la politica in festa. Ne parliamo con Luciana Castellina, ne parliamo con Francesca Chiavacci, ne parliamo con Flavia Piccoli Nardelli, con Ugo Intini e con Ugo Sposetti. Interlocutori che hanno matrici politiche e culturali diverse, anche se alcuni già militano da tempo anche nel Partito Democratico. Con loro cercheremo di allargare il campo anche oltre le feste dell'unità, perché per anni queste hanno rappresentato sicuramente il circuito più articolato e diffuso, ma di un, diciamo, sistema di partecipazione democratica molto più ampio, che comprendeva non solo le feste del Partito Comunista, ma comprendeva le feste di altre forze politiche, prima tra tutte quelle della Democrazia Cristiana, le feste dell'amicizia, e quelle dell'Avanti promosse dal Partito Socialista, ma anche altre forze politiche. E tuttora ci sono forze politiche che organizzano feste
che hanno ovviamente caratteristiche tra loro diverse, anche caratteristiche diverse da quelle delle feste dell'unità. Politica in festa. La politica, così come viene proposta oggi alle feste dell'unità, con i dibattiti, una cinquantina quest'anno, ho contato le interviste, il comizio finale, non ha avuto un ruolo centrale fin dall'inizio nelle feste dell'unità. E anche a Mariano Comense, diciamo, la cornice politica naturalmente era evidente nelle bandiere rosse, negli spazi, negli stand che erano, diciamo, dedicati a Gramsci, erano dedicati ai capi partigiani morti nella resistenza, nei cartelloni, negli slogan, ma centrale non era la politica come la stiamo in qualche modo concependo noi nelle feste dell'unità. Centrale era lo svago, era lo sport, la socializzazione, perché quelli dovevano essere giorni di serena felicità, così si diceva. E precise direttive anche descrivevano così come dovessero essere portati i saluti dagli esponenti politici nazionali e locali che andavano a portare il saluto alle feste. E non dovevano andare oltre un certo limite, dovevano limitarsi all'essenziale, perché la cosa fondamentale era, diciamo, il ritrovarsi dopo gli anni bui del ventennio fascista, la clandestinità, la guerra, diciamo, c'era questa necessità. Solo nel 1947 a Monza, con la presenza di Togliatti, il comizio del segretario diventò un momento centrale della festa. Nel 1947. Da allora le feste sono cambiate profondamente, sono cresciute, non più come all'inizio solo feste del popolo comunista, dimostrazioni di forza politica organizzata del PC, come accadde per esempio nel 1948 con la grande festa di Roma, la grande manifestazione, il comizio che segnò il rientro in scena di Togliatti dopo l'attentato, diciamo, del luglio del 48. Al contrario, le feste sono diventati spazi sempre più grandi e spazi sempre più aperti, un'apertura che in qualche modo è stata collegata da una parte alla fine della Guerra Fredda, dall'altra parte anche alla crescita elettorale del Partito Comunista, che poi in qualche modo ebbe conseguenze nell'apertura delle feste, perché le feste vennero frequentate non soltanto da comunisti, ma vennero via via frequentate sempre più da esponenti di senza tessere o senza tessere o esponenti di altre forze politiche. Insomma, c'è un mondo che si in qualche modo connette con le feste dell'unità. Fino appunto al Partito Democratico. Con le feste dell'unità il Partito Democratico ha ereditato un meccanismo oliato da una lunga esperienza. Le feste dell'unità infatti erano entrate già da decenni a far parte a pieno titolo della cultura popolare e del costume italiano, erano diventato un brand riconosciuto, tant'è vero che, diciamo, dopo alcuni anni in cui si era deciso di cambiare nome alle feste e di nominarle feste dell'unità, rinominarle feste dell'unità, si riesumò il termine feste dell'unità. Festa dell'unità quindi, e prima di passare la parola agli interlocutori di questo dibattito, mi preme dire, lo voglio dire con molto rammarico, perché rappresenta sicuramente un limite non di poco conto l'assenza dell'unità dalle feste dell'unità. Dal 2017 l'unità non è più in edicola e quindi, diciamo, questo è il terzo anno di seguito, ma considerando l'anno precedente sono quattro anni, per quattro anni l'unità è stata assente dalle feste, sia le feste locali che le feste nazionali. E questo secondo me rappresenta una ferita aperta
e non solo per chi come me per 30 anni ha fatto parte di quella redazione, ma credo che rappresenti una ferita aperta più in generale per i lettori ovviamente di quel quotidiano, ma più in generale per la sinistra e per la democrazia italiana. Non so se Ugo Sposetti è d'accordo. Ugo Sposetti è stato per anni il tesoriere dei Democratici di Sinistra. In un libro bellissimo sulle feste dell'unità, scritto da Anna Tonelli, che si chiama Falce e Tortello, Ugo Sposetti viene definito lo storico delle feste. E Ugo Sposetti è stato un osservatore attento delle vicende dell'unità, ma voglio chiedergli adesso, voglio chiedergli in questo libro di Anna Tordelli, lei ti chiede, l'autrice ti chiede se è stato più il partito a dare alle feste o se sono state le feste a dare il partito, e tu senza dubbio dici sono state le feste a dare di più al partito. Per partito intendiamo i partiti che del PC, il PD, i PDS, i DS fino al PD. Ecco, vorrei capire che cosa intendevi con questa affermazione. Ma io ho inteso nei 50 anni di più di milizia politica e poi di lavoro come funzionario del PC e poi per quello che mi è stato chiesto di fare negli ultimi anni, ho seguito molto l'attività del partito nei mesi che vanno da giugno, fine maggio, inizio giugno, fino alla fine di settembre e in Sicilia oltre anche settembre. Quindi sono 5 o 6 mesi che l'Italia è stata attraversata da incontri di centinaia di migliaia di persone. È evidente che le feste dell'unità hanno rappresentato un contatto vero tra il gruppo dirigente e il suo popolo, che non erano solo gli iscritti. Il popolo esiste se c'è un gruppo dirigente adeguato. Un gruppo dirigente esiste se il popolo è maturo per eleggere un gruppo dirigente. E questa è una riflessione che mi viene immediatamente da fare e che così risposi ad Anna Tonelli. Perché rubo 2 minuti soltanto per completare il mio ragionamento. Le feste, non soltanto quelle dell'unità, perché le feste dell'unità e le feste dell'avanti sono figlie della festa dell'umanità dei francesi, perché gli esuli, i nostri dirigenti che erano in Francia e soprattutto a Parigi capiscono l'importanza delle grandi adunate che il Partito Comunista Francese organizzava attorno al loro giornale, all'Humanité. E quindi subito dopo la fine della guerra si parte con Mariano Comense e poi via via sia noi comunisti sia i socialisti cercano di avere un contatto col loro elettorato immediato. La festa è una grande comunicazione politica. E mandare un messaggio di quella che sarà la iniziativa politica dell'autunno, perché il comizio finale, i comizi che si sono tenuti qui a Modena o in altre grandi città dei segretari generali rappresentavano il messaggio di quello che
i gruppi parlamentari, il partito, le organizzazioni sindacali, diciamo, io parlo degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60, avrebbero portato avanti. E questo lo ha rappresentato anche il Partito Socialista. E poi tutto è stato copiato, perché all'inizio c'erano le feste dell'Unità, le feste dell'Avanti e le feste parrocchiali del patrono. Il patrono, la festa dell'Unità, all'inizio nei piccoli paesi erano dei fine settimana, venerdì sera, sabato e domenica pomeriggio inoltrato. Poi sono arrivate le giunte di sinistra e quindi le iniziative culturali dell'estate. Quale città non vede negli anni 70 organizzate incontri per i cittadini? Sono le giunte di sinistra. Diciamo, io vengo da Viterbo, Roma, diciamo, l'estate romana di Renato Nicolini, c'è una bellissima intervista di Renato Nicolini, che iscritti al PC, diciamo quelli che nel centro storico, Luciana li ha incontrati per tante volte, nel centro storico di Roma, insomma, vollero organizzare una festa, capitanati da Renato Nicolini, ma senza l'odore dei fagioli con le codiche e degli arrosti e delle salsicce alla cosa. Ma l'organizzarono nel centro di Roma, ma poi si resero conto che solo l'evento culturale e il dibattito non tenevano, quindi fecero cuocere i fagioli con le codiche dai ristoranti del centro storico e la sera. Ma questa, poi vedete, nell'Italia centrale le Proloco, i cacciatori, i pescatori, la festa del cinghiale, la festa degli gnocchi e via discorrendo, cioè le Proloco hanno invaso giustamente. Poi sono arrivati i grandi gruppi editoriali e gli editori. Repubblica, anche due mesi fa, anche un mese fa, ha organizzato il suo evento a Bologna. L'editore La Terza organizza gli incontri, poi ci sono i lettori, i libri, la filosofia. Parlo qui a Modena, dove c'è il Festival della Filosofia, quindi siamo stati, diciamo, pionieri, ma nello stesso tempo la società è talmente cambiata e poi i partiti, ahimè, e poi i giornali, ahimè, negli ultimi 20 anni tutto questo è stato assorbito da altri eventi. Però le feste, io adorbito il termine plurale, le feste dei partiti, finché ci sono stati partiti e feste, hanno rappresentato un grande momento di comunicazione, secondo me, politica, un fatto culturale, perché i gruppi dirigenti si facevano conoscere, ma volevano parlare con i propri elettori. Gli elettori volevano conoscere e sapere e confrontarsi con le politiche che venivano portate avanti. È un grande momento. Senza la rete, i partiti ascoltavano i propri militanti e i propri elettori. Grazie. Volevo sentire adesso l'onorevole Piccoli Nardelli, perché se Ugo Sposetti è il presidente dell'associazione Berlinguer, delle fondazioni che, diciamo, curano e promuovono, diciamo, il patrimonio della sinistra italiana, Flavia Piccoli Nardelli è stato per 20 anni il segretario generale
dell'Istituto Sturzo, che dall'altro versante raccoglie, ordina e cataloga e promuove il materiale relativo alla storia del movimento popolare italiano e del movimento, diciamo, dei cattolici democratici. Ecco, le feste dell'amicizia, io sono andato su internet, c'è materiale a iosa relativo alle feste dell'amicizia che cominciarono in Italia nel 1977. Ecco, è collegato a questo, riprendendo un po' le cose che dicevo con Sposetti, le feste dei partiti avevano una centralità in estate, c'era una cesura perché la politica si interrompeva, andava in ferie, adesso con i social la politica non si interrompe mai, ogni leader, dal Papete che sia o dalla Sardegna, diciamo, non fa altro che twittare, e quindi ecco, hanno perso quella centralità di momento importante e in qualche modo rito che avviava la ripresa politica autunnale, anche rito perché si svolgeva davanti a decine, centinaia di migliaia di persone, il comizio finale dei vari leader di partito, in cui si programmava, come diceva Ugo Sposetti, si parlava di quella che sarebbe stata l'attività di partito, e aveva un valore molto, molto, diciamo, un valore che, ecco, la politica, le feste da questo punto di vista hanno in qualche modo cambiato con l'avvento dei social questo rapporto tra politica o no? Ma io sono convinta che parliamo di un fenomeno che ormai va storicizzato, cioè siamo di fronte a anche le cose di cui ha parlato Ugo Sposetti per arrivare fino alla festa di Repubblica, parliamo di cose diverse da quelle che sono state il senso e il significato, no? Che hanno avuto le feste di partito, perché io devo dire che considero un grande privilegio questa sera essere qui con dei relatori che hanno vissuto queste realtà. Io le ho vissute vedendole sulle carte d'archivio, quindi, o vivendole per interposta persona, quindi in altra maniera. Allora trovo particolarmente intrigante il fatto di essere qui, di averle viste sulle carte, di sentire da loro come le hanno vissute. Non posso non partire però da una considerazione. Nel nostro paese sono completamente fallite, mancate, i grandi appuntamenti di quelle che dovevano essere le feste istituzionali. Maurizio Ridolfi, che è uno storico molto bravo, che ne parla, che affronta il tema e che ti dimostra che in realtà noi non siamo mai riusciti a costruire quelle che sono le feste della pedagogia civile, di una storia della Repubblica in realtà. Non l'abbiamo mai, non siamo mai riusciti a farlo, perché anche quelle che vengono considerate tali, cioè le tre feste, il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 di novembre, che sono in fondo le tre feste, le tre grandi feste che per lo Stato italiano e per la Repubblica italiana avrebbero dovuto rappresentare davvero un momento di riflessione civile, di pedagogia civile, mi sembra anche corretto dirlo, non sono mai decollate. Mentre in parallelo sono sempre andate avanti, e quelle sì hanno avuto fortuna, le feste legate alle grandi tradizioni politiche, che non sono però mai diventate, anche nel momento di maggiore importanza, non sono mai riuscite a fare il salto e a diventare momento di legame istituzionale col paese. Sono rimaste legate alla propria tradizione politica. Ora, lo dico perché è una realtà tutta italiana questa. Se uno pensa che cos'è la presa della Bastiglia e per i francesi, nel senso vero di quello che è un'appartenenza, noi non ce l'abbiamo questo.
però noi abbiamo invece quello che è stato nel corso del tempo, le feste dell'unità in realtà dall'inizio della storia repubblicana sono diventate il simbolo di quella che è la festa politica nel paese. E nel 77, quando nascono le feste dell'amicizia, ricordo che si chiamavano Festival dell'Unità e che diventano Festa dell'Unità facendo seguito alla festa dell'amicizia democristiana. Perché? Perché i democristiani hanno un modello diverso, che è quello della festa patronale, della piazza, di un legame con una tradizione diversa. E quindi tentano di accentuare, vogliono accentuare quest'immagine della festa, della piazza. Devo dire che mentre ci sono degli studi molto attenti su quello che è il modello delle feste dell'unità, per quanto riguarda invece le feste dell'amicizia non c'è niente di sistematico. Ci sono però molte carte, devo dire che mi sono molto divertita ad andare a vedere negli archivi dello Sturzo, nell'archivio della SPES, che è il dipartimento che si occupa di stampa e di propaganda, quelle che sono i 15 faldoni legati alle 15 feste che raccolgono il materiale delle 15 feste dell'amicizia dal 77 fino al 91 in successione. E è interessante perché naturalmente voi sapete bene che in una serie archivistica poi si trovano tutta una serie di elementi che ti consentono di capire come erano organizzate, quali erano i valori, che cosa erano i punti di riferimento. E il compito è facilitato dal fatto che a inventare le feste dell'amicizia è stato per la Democrazia Cristiana Bartolo Ciccardini, un personaggio veramente interessante, che io ho conosciuto molto bene perché ha dedicato fra l'altro gli ultimi anni della sua vita all'Istituto Sturzo, trovando lì modo di fare per gli studenti, per gli studiosi, da archivio vivente, da persona capace di interpretare le carte di archivio, di raccontarle e di cercare di recuperare quella frattura che spesso si crea fra chi studia solo sulle carte e chi quelle cose le ha vissute. Ecco perché vi ho detto che considero l'incontro di oggi un incontro particolarmente interessante da questo punto di vista. Spesso c'è una sutura, c'è una frattura che va recuperata fra come la realtà viene ricordata e quello che è la testimonianza di quella realtà. Ora, qual è la caratteristica? Cerco di essere breve perché le cose sono molto interessanti e sono tante. Si accentua il carattere di anarchia, se volete, nel racconto che si fa delle feste dell'amicizia, di disorganizzazione rispetto alla perfetta organizzazione delle feste dell'unità, naturalmente sottolineando però e contrabbandando questa anarchia per spontaneismo, quindi vedendolo come momento di libertà rispetto al rigore delle feste dell'unità, che invece sono riproposte come una macchina perfettamente oliata che funziona, che ha sempre le stesse tappe, eccetera. Ora, è interessante perché la prima festa la fanno a Palmanova in Friuli, il Friuli usciva dal terremoto dell'anno prima, e Palmanova è una città particolare, sapete, la stella a nove punte, quindi con una immagine in cui la piazza è il centro di una città, ridà quel senso di piazza a cui loro volevano rifarsi. È Ciccardini che racconta come nasce l'idea, come trovano il termine festa dell'amicizia, ne pensano tanti. Pensano a meeting, pensano a tutta una serie di cose, poi prevale l'idea della festa dell'amicizia. Perché? Perché il modello è di non ideologizzarla molto, di cercarla di tenere in maniera leggera per poter avere un pubblico il più ampio possibile e un pubblico che appartenga a età diverse. Quindi questo modello di anarchia, di libertà, di poca organizzazione, eccetera, diventa prevalente, diventa un elemento prevalente. È Zaccagnini che chiuderà la festa di Palmanova con 100.000 persone,
sono travolti dal successo della cosa, arrivano da tutta Italia e a un certo punto Ciccardini dice: io se fossi Zaccagnini mi licenzierei perché sono stato travolto. Al terzo giorno tutta l'organizzazione è saltata, non siamo più riusciti a mantenere i volontari, sono spariti, e ti dà questa impressione di disorganicità complessiva. E dice: però abbiamo mancato di fiducia, non ci siamo resi conto che sarebbero veramente arrivati da tutta Italia. Perché? Perché il modello che tiene è anche quello per cui tutto il partito è lì. Quindi gli uomini di governo, gli uomini del vertice del partito, in questo incontro di cui parlava Ugo Sposetti, di un popolo con i suoi rappresentanti, senza barriere, senza, in una maniera immediata, che ha un grande fascino evidentemente, sempre ce l'ha. E quindi questo modello naturalmente viene poi riproposto per 15 volte con alcune cose che vorrei ricordare, perché è stato molto divertente vedere tutto questo materiale. Naturalmente c'è una forte parte culturale, danno al loro pubblico massicce dosi di teatro impegnato, vogliono portare persino Ronconi e il laboratorio di Ronconi, quindi delle cose... Riescono a portare Grillo? Sì, ma portano delle cose veramente significative e importanti anche, portano film impegnati, portano naturalmente poi invece i concerti di musica con quelli che sono i cantanti orecchiabili, facili, di moda. C'è una cosa che mi interessa e ve lo voglio dire perché in questo momento mi sembra particolarmente significativo. Non c'è una festa dell'amicizia in cui non sia lasciato uno spazio specifico ai problemi della politica scolastica. Ve lo dico perché per noi che in questo momento stiamo combattendo con i problemi della scuola, con le ansie, con le preoccupazioni, vi confesso che vedere l'edizione di Palmanova che si occupa di scuola, l'edizione di Modena, che è la terza edizione, quella del 79, in cui c'è Ugo De Siervo, che allora insegnava a Salerno e che fa tutta una relazione su quella che è la libertà, il pluralismo e la scuola nella Costituzione italiana, con una serie di ospiti europei, eccetera. Insomma, in continuazione, vi garantisco, non c'è una festa dell'amicizia in cui non ci sia una parte significativa della scuola. Chiudo dicendovi solo una cosa. Naturalmente nel 77 la Democrazia Cristiana aveva grandi problemi di rappresentanza. Le correnti avevano reso asfittico quello che era il problema della rappresentanza, il problema della vita politica, il problema di un contatto vero con il mondo politico che veniva rappresentato, per cui la festa dell'amicizia serviva anche a dare spazio alle donne, ai giovani che non riuscivano a fare le tessere perché naturalmente col discorso delle correnti spesso e volentieri venivano bloccati. Era un modo di liberare in maniera indiversa quella che era una vita democratica vera di rappresentanza. Mi pare molto interessante ricordarvi solo quello che è la conclusione che il testo di Zaccagnini nell'invito che fa alla festa di Palmanova, coraggiosamente, perché era un esperimento, vi ho detto che cosa succede il terzo giorno, salta tutto, no? Non pensavano davvero di avere tutta questa gente. Zaccagnini dice ai partecipanti, invitando le persone a partecipare, dice: ogni sezione dovrà sentire il dovere di essere rappresentata con la sua delegazione e la sua bandiera. Partiamo pieni di fiducia per questa bella iniziativa, non presumendo nulla nelle nostre capacità organizzative, ma aspettandoci molto dalla creatività popolare della nostra gente. E conclude dicendo una cosa che secondo me rappresenta davvero il senso di quelle che sono state le migliori feste della
dell'amicizia, dice: vi affido il compito di portare nella festa il meglio del nostro impegno politico. Questa è l'impressione che io ho avuto vedendo quelle carte. Grazie. Onorevole Intini, lei è stato ed è un esponente di primo piano del Partito Socialista, è stato direttore dell'Avanti in anni, diciamo, complicati, dall'81 all'87, se non ricordo male. E lei è autore di un libro che è una poderosa azione letteraria, perché lei è riuscito a scrivere una storia molto dettagliata del secolo d'Italia, che è dalla fondazione fino al 1993. E quindi un'opera, cioè, di ricostruzione certosina, che io sono andato via via spulciando su Inter, su Amazon, scaricandola da Amazon, eccetera. Ecco, in questo libro non si parla delle feste dell'Avanti, eppure le feste dell'Avanti hanno avuto un ruolo importante anche, cioè io leggendo e preparando un po' di materiale per questo dibattito ho visto che anche a livello locale nell'immediato dopoguerra c'era volontariato, i ferrovieri socialisti che si mobilitavano per la festa dell'Avanti, ma diciamo ci sono state occasioni, anzi negli anni 70, negli anni 80, scusate, nel momento anche di maggiore tensione nei rapporti tra Partito Socialista e Partito Comunista, le feste spesso sono diventate terreno di questo confronto, no? Ed è difficile trovare un socialista invitato alle feste del Partito Comunista o un comunista invitato alle feste del Partito Socialista, non so se lei ricorda un'altra. Quindi diciamo le feste dell'Avanti sono state un pezzo della storia democratica di questo paese, e volevo capire perché lei un po' ha dimenticato questo aspetto. Grazie. Ma io penso che le feste, i giornali, i partiti fossero tutte facce della stessa realtà, e quindi parlando dell'uno noi parliamo dell'altro, e probabilmente in questa sede sarebbe giusto parlare, come si sta facendo, innanzitutto dei partiti, di cosa erano i partiti. Non ce lo si ricorda più, perché ormai i partiti praticamente non ci sono più. Qui ci sono persone, amici, compagni, che hanno passato decenni a litigare tra di loro, ma adesso più o meno siamo tutti sullo stesso fronte, e molti altri ci potrebbero essere anche più a destra, perché forse lo scontro del momento è diventato tra politica e antipolitica, ed è uno scontro che passa anche all'interno dei partiti. Significa poi questo scontro, politica contro antipolitica, uno scontro democrazia contro non democrazia, e purtroppo siamo in una condizione in cui la non democrazia è probabilmente maggioritaria nel paese, perché a questo siamo arrivati. Io penso che sia giusto parlare dei partiti. Ogni tanto sento dire, lo sentivo anche da amici e compagni proprio che organizzano questa festa, un tempo i dirigenti politici avevano un livello maggiore. Io francamente non sono così convinto, perché più o meno mi pare che il livello non sia molto cambiato. Ciò che è cambiato e che è importantissimo è che un tempo c'erano i partiti. Vedete, i cattolici che hanno una certa esperienza in materia, i teologi, usano la teoria della grazia di Stato, che non significa Stato, Repubblica, significa status. E cioè la teoria è che quando una persona raggiunge un certo ruolo, lo Spirito Santo interviene e gli dà, per la sua grazia di Stato per l'appunto, la capacità di svolgere degnamente questo ruolo. E quindi, detta proprio in soldoni, un cardinale può anche essere modesto, ma nel momento in cui diventa cardinale, insomma, acquista la sua credibilità. E per i partiti era un po' così. Ci potevano anche essere dei parlamentari, dei ministri modesti o modestissimi, ma avevano alle spalle il carisma, l'autorevolezza, la credibilità del partito, e quindi avevano prestigio. E poi di errori gravi non ne facevano, perché il partito non gliele faceva fare.
e poi non ne facevano perché anche se non avevano studiato venivano da una profonda esperienza, perché avevano cominciato a fare i consiglieri comunali, i sindaci di piccoli comuni, i segretari provinciali di sindacati di categoria, e poi erano diventati assessori e poi magari deputati, ma insomma erano stati testati non soltanto sulle cognizioni che contano poco, ma sulla capacità di trattare con la gente, di capire, di comportarsi come si deve, erano testati anche moralmente, psicologicamente, perché qualcuno che avesse un difetto serio non arrivava al di là di un certo limite, lo fermavano da consigliere comunale perché si capiva subito che magari aveva 4 lauree ma era un cretino. Ecco. Distrutti i partiti, cosa che è avvenuta solo in Italia, perché altrove i partiti ci sono ancora, ancorché in crisi, si è distrutto in qualche modo il cemento, la spina dorsale del paese, perché l'Italia, a differenza di altre grandi nazioni, non ha mai avuto una borghesia degna di questo nome, né delle forze armate prestigiose, né grandi università, e alla fine quelli che coltivavano la meritocrazia, che creavano le classi dirigenti, che costituivano l'ascensore sociale, che univano il paese, erano i partiti. E tra l'altro partiti che avevano una narrazione comune, lo dicevi prima tu, in Italia non c'è questa narrazione comune della storia, e invece i partiti, si diceva i partiti dell'arco democratico, più o meno si riconoscevano nella Resistenza, nella Costituzione, nell'antifascismo, erano dei valori aggreganti della nazione stessa, e distrutti i partiti questo cemento non c'è più e viene messo in pericolo persino l'unità nazionale, a ben vedere. Ho sentito tanti spunti ormai dal dibattito che si è fatto. Ugo Sposetti parlava dell'Umanité di Parigi, dell'esempio. Beh, questo fa riflettere sul fatto che la classe dirigente dei partiti del tempo, sino agli anni 70-80, era una classe dirigente cosmopolita, che aveva vissuto all'estero, che conosceva il mondo. Non erano mica dei provinciali come questi che non sanno niente. E Nenni ha aperto la strada al dialogo con la Cina perché alzava il telefono e parlava con Chuen Lai. E perché? Perché i due erano due poveretti che se ne stavano a Parigi in esilio insieme, e Chuen Lai faceva il cuoco o l'aiutante di cucina all'Hotel Ritz di Place Vendôme, e Nenni poverino faceva il giornalista freelance. I giornali di partito, che erano la stessa cosa rispetto al partito stesso, e avevano un prestigio, un'autorevolezza oggi impensabile. L'Avanti ha avuto come direttori da Bissolati a Mussolini a Nenni, persino Gramsci. C'erano 3 Avanti negli Stati Uniti, perché gli emigrati italiani, poverini, facevano l'Avanti. Ci sono oggi nel mondo, l'importanza del brand, molte aziende che producono beni importanti, che si chiamano Avanti, a parte il fatto che c'è l'aereo Avanti, della Piaggio, poi ci sono biciclette in Sud America, in Australia, c'è un grande magazzino a Kyoto, c'è una grande azienda di benzina nell'Europa centrale, si chiamano Avanti in italiano. A New York il quotidiano più importante negli anni 30 era l'Avanti, in Yiddish, perché gli ebrei socialisti dell'Europa orientale, poverini, erano emigrati a New York e avevano fatto un quotidiano socialista, si chiamava Avanti, e che era diventato il più importante e diffuso quotidiano di New York. Aveva un grattacielo. Per le feste, queste erano l'espressione più popolare, più immediata dei partiti, c'era anche uno spirito di fraternità, di solidarietà, che per noi si chiamava tra i compagni, i democristiani dicevano gli amici, ma insomma non era una cosa da poco, aveva il suo significato.
qualcuno può andare a leggere, se lo trova, un articolo di De Amicis, che non è l'ultimo arrivato, che spiega cosa significa compagni in un modo strepitoso, che sarebbe molto attuale anche oggi. Tu parlavi delle fondazioni. Beh, le fondazioni hanno oggi un ruolo molto più importante di un tempo, perché purtroppo si cerca di cancellare la storia, o di cancellarla o di presentarla in termini negativi. Ma la storia dei partiti, tutti, è una storia gloriosa, e le fondazioni sono forse l'unico strumento che è in grado di conservarla. Si parlava anche poco fa di testimonianza. Certo, la testimonianza diretta è molto importante, quella che si manifesta attraverso il dialogo immediato tra le persone, tra le generazioni, e può andare molto indietro nel tempo, molto più di quanto si immagina. Noi ragazzi sentivamo Nenni che diceva com'era bella la Repubblica sotto l'impero. Intendeva dire che quando una cosa non c'è e la si sogna, la si persegue, sembra molto più bella la Repubblica, per l'appunto, sotto l'impero, ma poi quando arriva è inevitabilmente deludente. E un giorno gliel'abbiamo chiesto, ma che significa però esattamente? E dice, perché i compagni della Comune di Parigi del 1870, che avevano combattuto contro l'imperatore, dicevano così. E i compagni della Comune di Parigi avevano parlato personalmente con quelli della Rivoluzione Francese. Io sono qui e lo racconto magari a qualche ragazzo, ma non è che ci sono tante generazioni di mezzo, se fate i conti, sono pochissime. I giornali di partito erano lo strumento, come i giornali in genere, del tempo, e difatti gli uomini politici di successo erano grandi giornalisti, tutti, da Nenni a Mussolini, a Togliatti, a De Gasperi, Piccoli, è stato direttore del Popolo anche lui. Poi i media del momento sono diventati non più i quotidiani ma la televisione, e difatti abbiamo avuto i Reagan, i Clinton, Berlusconi stesso, grandi comunicatori. E adesso il media è il tweet, e però un conto è avere la capacità di scrivere un articolo con testa, corpo e coda, un conto la capacità di fare un discorso impegnativo alla televisione in pubblico, e un conto la capacità di scrivere due righe, e poi i risultati si vedono. Infine, la politica di un tempo, quella dei partiti, aveva il prestigio che nasceva dalla coerenza, perché i dirigenti politici potevano cambiare opinione, ma dopo dibattiti che duravano anni, tormentoni che duravano decenni, e questi cambiano politiche un giorno. Per la verità, l'autorevolezza derivava anche da un fatto che fortunatamente non c'è più ed è drammatico, e quelli erano leader che avevano rischiato la vita o la libertà, e quindi di tutto li si poteva accusare meno che di non avere coerenza, e questo naturalmente dava prestigio ai partiti. E questo anche, e concludo davvero, rendeva più rispettoso il dibattito politico, perché si poteva litigare furiosamente, si poteva contrastare le idee, le politiche, ma un certo rispetto per le persone rimaneva. Io ricordo che io ero direttore dell'Avanti e Pagliette era direttore dell'Unità. E non ricordo più, ma scrissi qualcosa di molto polemico, violento contro Pagliette. Craxi mi telefonò, mi disse: come ti sei permesso di trattare in questo modo Pagliette? E dico: ma sai, lui non è che scherza, voi sapete che Pagliette mica scherza. E no, dice, perché Pagliette, non dimenticare mai che un compagno che ha 40 anni più di te si chiama Pagliette. E poi ho scoperto che c'era alle spalle un'altra cosa, che il papà di Craxi era amico di Pagliette, perché a casa del papà di Craxi si univa il Comitato di Liberazione nel 44-45 e c'era Pagliette anche. E quindi c'era anche questo, una tradizione che univa una classe dirigente di lotta contro la dittatura. E infine, e concludo davvero, un tempo i giornali di partito, ma non solo, quelli che facevano politica,
prima avevano la cultura, poi veniva la politica e poi veniva il potere. Certo che se il potere arriva senza la cultura e senza la politica, perde autorevolezza e ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo. Grazie onorevole. Onorevole Castellina, lei si è iscritta al Partito Comunista giovanissima, nel 47, e immediatamente ha fatto la gavetta nelle periferie romane, nelle baraccopoli romane. Lei ha anche, diciamo, vissuto un'esperienza particolare, che è stata quella dell'attentato a Togliatti, perché se non ricordo male lei è stata, in seguito alle manifestazioni dopo l'attentato a Togliatti, lei è stata, diciamo, messa in carcere per qualche tempo. Quell'anno, l'anno dell'attentato a Togliatti, il 48, c'è stata una grande festa dell'unità a Roma, una grande festa dell'unità che segnò il ritorno di Togliatti sulla scena, e fu una manifestazione che si concluse con un comizio al Foro Italico. E parlo di manifestazione perché non ci fu soltanto il comizio, ci fu una manifestazione con gente che venne da tutta Italia, comunisti che vennero da tutta Italia, che sfilarono per le strade di Roma. Ecco, quella fu una festa dimostrazione di forza politica di un partito, diciamo totalmente diverse dalle feste successive che si avranno poi a partire dagli anni 70, dagli anni 80. Lei ha avuto vari livelli, cioè ha avuto punti di osservazione che le consentono anche di guardare le differenze tra quelle feste dell'unità e le feste dell'unità successive, le feste dell'unità dei decenni più recenti. Può in qualche modo raccontarci le sue esperienze? No, difatti non si tratta di fare dei paragoni. Fare dei paragoni sarebbe impietoso, certo. Diciamo la verità. Adesso con sincerità diciamocelo. Quella festa è stata la prima grande festa italiana, vorrei dire, perché ha ragione Flavia quando ha detto in Italia non sono state grandi feste gli anniversari istituzionalmente italiani. Nel 48 già da 2 anni si sarebbe potuto fare il 2 giugno in Italia e non si fece. In Francia il 14 luglio, accidenti, se è una festa, una grande festa popolare. Ed è vero, perché in Italia uno Stato legittimato italiano non c'è ancora stato, vogliamo dircelo, non c'è mai stato e non c'è tuttora che sia legittimato. Ha ragione Intini a dire l'Italia, c'erano i partiti sono stati in Italia nel dopoguerra la prima espressione nazionale, che prima non c'era stata. E quella festa, certo che me la ricordo bene, perché fu la prima che si fece nazionale anche ufficialmente, perché prima erano state al nord. E quella si fa, quell'anno se non sbaglio si fa ancora una a Monza o non, insomma in Lombardia, e però si fa questa grande festa perché Togliatti torna dopo l'attentato del 14 luglio, che come vi ricordate come sapete, perché ormai chi si ricorda ce n'è quasi nessuno, fa seguito alle elezioni famose elezioni del 18 aprile, dove i comunisti presero una botta terribile, e nonostante allora c'era il fronte vince, socialisti e comunisti insieme, e fronte vince invece non vinse, e fu una sconfitta drammatica, e io mi ricordo bene prima di tutti quella sconfitta, in cui ancora si andava, non c'erano naturalmente gli strumenti elettronici per sapere quanta gente aveva votato e fare il controllo eccetera, ma andavamo in bicicletta, noi facevamo le staffette in bicicletta dal seggio elettorale in federazione portando su un foglietto scritto a mano quanti erano quelli che avevano votato e quanti no eccetera eccetera, e vabbè, e fino a tardanotte non si sapeva, fino a tardanotte D'Onofrio, tardanotte all'alba D'Onofrio ci riunì nella sala della Federazione Romana e ci disse: compagni, abbiamo perso.
e mi ricordo che il giorno dopo, per una reazione naturale, spontanea, senza alcuna indicazione, indossammo tutti il distintivo del Partito Comunista Italiano per mostrare siamo ancora qua. E poi il 14 luglio ci fu l'attentato a Togliatti, che quindi, come dire, sembrò il seguito di questa offensiva. E quindi quella festa che era il ritorno fu una cosa, per me fu particolare, come hai detto te, è stata la prima volta che mi sono fatto una settimana di carcere, poi ci sono riuscito ad andare altre 5 volte, ma non hai pazienza, e quell'epoca si andava. Io ho tardato, come dire, fino a tardi il qua con gli anni a riuscire ad andare in galera, e quindi fu una grandissima emozione perché Togliatti era tornato. Ecco, una vera festa, le feste dell'unità sono state feste nazionali, in senso di popolo, nazionali. Dobbiamo anche dire che dietro c'era un giornale particolare che era l'Unità, perché si è detto il PCF, abbiamo imparato dal PCF a fare le feste, che lui dell'Umanité eccetera, e però l'Unità fu subito diversa, come fu diversissimo di già dalla tradizione comunista francese il quotidiano che diresse Di Vittorio a Parigi, ed era il quotidiano dell'immigrazione. Ed è un quotidiano straordinario, recentemente è stata raccolta, fatta una pubblicazione dalla raccolta di questo giornale, e c'è già quello che in nuce è poi stata l'Unità, e cioè accanto alla politica, alla riflessione politica, il carattere popolare, cioè nell'immigrazione a Parigi, il giornale per gli esuli dei comunisti, c'è dentro anche il resoconto della partita Juventus, cosa che si faceva in Italia, e giustamente per gli esili era importante saperla quella cosa. Si raccontava cosa era successo lì, perché un uomo aveva ammazzato la moglie a Barletta, e si raccontava cosa era accaduto, perché tutti volevano sapere anche questo. E questo un pochino ha segnato di già il carattere dell'Unità, che fu un giornale assolutamente straordinario. È straordinario che un grande filosofo intellettuale come Sartre abbia parlato dell'Unità come di una bestia assolutamente anomala, perché era un giornale contemporaneamente popolare e che non concedeva neanche una virgola al plebeismo, perché era un giornale dove hanno scritto i principali intellettuali italiani, hanno tanti quanti scritto sull'Unità, un giornale di alta qualità, tant'è vero che Sartre, quando Togliatti muore, scrive un'intera pagina sull'Unità, il mio amico Togliatti, e parla di questa strana bestia che è il comunismo italiano, che resta nella storia una strana bestia, nel senso diverso dagli altri partiti, proprio anche per questo carattere. E cioè un partito che riesce ad essere, adesso che si parla tanto di populismo, quella politica sembra che sia tutta comunicazione, se non c'è il comunicatore non si può fare niente, eccetera eccetera, ma pensate un po' a Togliatti, amatissimo, pensate, il funerale di Togliatti fu una cosa, io mi ricordo bene quando morì Togliatti l'agosto del 64, che tutta l'organizzazione di Botteghe Oscure pensò che sarebbero arrivate 100.000 persone, invece ne arrivò 1.000.000, cioè i calcoli furono completamente sbagliati e saltò tutta quanta l'organizzazione per questo afflutto spontaneo di popoli, e si riscontrò, registrò questo enorme amore per Togliatti. E Togliatti, ragazzi, parlava come un professore di liceo, così parlava Togliatti, cioè nessuna concessione proprio a qualche accenno, come dire, di propagandistico, ma era la riflessione eccetera, poi bastava come si vestiva, no? Il doppio petto a righe, insomma, cioè. E a me mi è molto colpito, badate, perché i funerali di Berlinguer, che sono stati un'altra enorme manifestazione di popolo, e anche Berlinguer non era un comunicatore come oggi l'abbiamo pensato. Io mi ricordo sempre una donna vicino a me al funerale di Berlinguer che disse: parlava così male che si vedeva che era sincero. E dentro questa frase c'era una verità importante, non è uno che voleva arruffare, ma anzi era rigorosissimo. Infatti Berlinguer parlava un po' come Togliatti, insomma, no? Cioè senza nessuna cosa. E questo è un tratto che è stato un tratto del Partito Comunista. Le feste dell'Unità sono state feste
popolari e politiche insieme, non come quei talk show, perché è vero che quando sono cominciati ad essere invitati i non iscritti al partito è stato un segno di apertura, no? Si è cominciato a invitare gente, però io lo ricordo come un grande degrado, perché sembravano i talk show della televisione, non c'era più la politica, ma in un senso diverso, che non era il confronto fra i leader di questo e quel partito, come sono appunto incontri con Vespa, ma invece erano, la politica era la partecipazione politica, e si sentiva la partecipazione politica. Feste di partito in questo senso, certamente. Feste di una comunità, che si sentiva comunità. Però stiamo attenti, perché anche questo adesso si comincia a dire, la comunità, l'importanza della comunità. La comunità può essere anche molto brutta, perché può essere localismo, può essere razzismo, xenofobia, può essere il contrario di tutto quello che vogliamo. Quindi la comunità, c'è comunità e comunità. Dire comunità politica è una cosa diversa che dire soltanto la parola comunità, che può essere noi di Abbiategrasso, e già quello che arriva dalla provincia vicino è qualche cosa di straniero e di diverso. Tu hai citato le mie esperienze nei quartieri popolari di Roma, nell'estrema periferia di Roma, nell'immediato dopoguerra, e dove c'era la sezione, cos'era la sezione del partito? Lo dico con molta nostalgia, con molta nostalgia. La sezione del partito era una sezione di sottoproletariato, perché D'Onofrio, vecchio dirigente comunista, però avevo capito una cosa importantissima, che a Roma la classe operaia non c'era per il fatto che non c'erano le fabbriche. L'unica fabbrica che c'era era la Labreda, e si parlava sempre solo della Labreda, che il partito a Roma, se voleva essere un partito rappresentativo della città, doveva essere, non poteva essere altro che il partito del sottoproletariato romano. E la sezione di Prima Valle, che è stata quella che avevo più a lungo frequentato, c'erano ladri, prostitute, disoccupati, c'era, che cos'è il sottoproletariato? Ed erano, quindi portavano fortemente questo connotato, però era una comunità che si sentiva partecipe del mondo. Il giovedì c'era la conversazione del giovedì. Che era la conversazione del giovedì? La conversazione del giovedì è che veniva un compagno della federazione e che cominciava a raccontare cosa succedeva nel mondo, poi cosa succedeva in Europa, poi cosa succedeva in Italia, poi come succedeva a Roma, e poi finiva parlando della fontanella all'angolo del quartiere che non funzionava. Però quando quello andava, il segretario della sezione, i compagni della sezione andavano a occuparsi della fontanella, non si sentivano dei poveri disgraziati che dovevano combattere con la fontanella che non funzionava, ma si sentivano parte di un grande movimento internazionale che stava lottando per cambiare il mondo. E fa una bella differenza, sapete? Cioè, politica in quel senso, perché adesso c'è molto, giustamente ripartiamo dai problemi concreti, dalla solidarietà minuta, eccetera, ma senza la politica diventa una cosa. Posso citare a testimonianza di questa cosa Papa Francesco, perché c'è una frase di Papa Francesco che io ripeto a tutte le nostre organizzazioni che si occupano di solidarietà ai giovani, in uno degli incontri con i movimenti, in cui Papa Francesco dice: ragazzi, la carità è una bellissima cosa, ma ci vuole la politica. Ora, detto dal Papa, voi capite che, voglio dire, è una di quelle cose che a me mi è rimasta impressa. La politica, dunque. Ecco, non c'è più, non c'è più. Che cosa è successo? Allora, fra di noi veniamo da storie diverse, anche se siamo in fondo più vicini di quello che non saremmo stati certamente nel 48. No, con i socialisti eravamo vicinissimi allora, con i democristiani molto meno, come ben sapete. Cosa è successo? Allora, chiaramente abbiamo tutti delle narrazioni diverse per raccontare cosa è successo. Però io credo e spero che consenso lo abbiamo per dirci che sono successe delle cose gravi, e che il momento che oggi viviamo è un momento anche molto pericoloso, perché non c'è una crisi della sinistra, c'è una crisi della democrazia, una crisi pesante della democrazia.
una crisi pesante della democrazia, perché un sistema democratico parlamentare con chi vota ogni 5 anni, cioè, non è la democrazia. Non basta votare ogni 5 anni in modo, con un voto inevitabilmente, se c'è solo quello, è un voto casuale, non consapevole, non partecipe realmente, tant'è vero che si può fare addirittura con la piattaforma Rousseau, ma badate che per la gran parte della gente, anche se non c'ha la piattaforma, è quasi lo stesso, lo sapete bene che cos'è. E cioè, la democrazia senza la partecipazione attraverso strumenti, canali che sono diversi dal solo voto, non funziona, non c'è. E infatti, che cosa è successo? Potrebbero tirare a sorte, tiriamo a sorte. Vedrete che secondo me verrà una riforma proposta di riforma costituzionale, dire, per essere proprio certi che non ci siano élite, tiriamo a sorte i deputati, così siamo sicuri che siano espressione reale del popolo. Non vorrei suggerire che i 5 Stelle ci pensassero, lo fanno sul serio, una proposta di tirare a sorte i deputati fra il popolo italiano, tiriamo a sorte chi possa essere di esame. Cioè, è la questione, la partecipazione prima era garantita dai partiti. E poi questa cosa, va bene, non voglio fare questa narrazione, ognuno di noi la può essere diversa, ma su una cosa credo che possiamo essere d'accordo, che le difficoltà sono nate quando ci si è occupati in modo ossessivo del governo, o andiamo al governo o siamo morti. E poi abbiamo perso in gran parte l'egemonia che ci avevamo nella società, è la società che ci è cambiato sotto il naso e che ormai è in preda all'individualismo, alla rozzezza, tutto quello che sappiamo. Non è una bella società quella che ci abbiamo incontro, la nostra influenza dei valori della sinistra, dei valori di tutti quanti quelli che siamo qui, abbiamo largamente, largamente perduti. E non è qualche cosa che è avvenuta a casa, badate, è stata una controffensiva di cui ci siamo forse valutato troppo poco le conseguenze. È cominciato nel 73, badate, e non a caso nel 73 è cominciato, perché il 73 è il momento più alto della partecipazione che ci sia stata non solo in Europa ma nel mondo. Grande liberazione dei popoli coloniali e quindi entrata di questi popoli sulla scena politica, grandi lotte operaie, grandi lotte studentesche, insomma una grande avanzata, come dire, della partecipazione, della politica e quindi dalla sinistra, per la sinistra senza la politica, perché siamo noi che abbiamo bisogno della politica, gli altri hanno la proprietà, possono farne a meno. Ed è cominciato quando si riunirono, vi ricordate, a Tokyo, no? Rockefeller, Kissinger, l'accordo a tre, Stati Uniti, Giappone e Europa, e in cui fecero un manifesto in cui si diceva esplicitamente è cresciuta troppa democrazia, il sistema non se lo può permettere. E tirarono fuori questa meravigliosa parola che tutti usiamo adesso, purtroppo lo usiamo per parlare anche delle cose nostre, che è governance, che non è la traduzione in inglese della parola governo, che presuppone la sovranità nazionale. La governance è il consiglio d'amministrazione di una banca, di un'impresa, cioè i tecnici, gli amministratori, e la politica è una cosa diversa. E adesso abbiamo finito tutti per parlare della governance, e questo è quello che è successo, si è tecnicizzata, neutralizzata, come quasi dovessero esserci degli esperti. E allora questo io credo che sia il problema che dobbiamo drammaticamente affrontare. La questione, non devono essere più i partiti. I partiti restano importanti, il taglio dei deputati è drammatico, perché soltanto se uno ritrova nell'organizzazione nella quale è in grado di partecipare, in cui trova una corrispondenza dei propri interessi, della propria cultura, che riesce in qualche modo a poter partecipare. Se si trova solo un calderone che è quello che governa, è un calderone che è quello che invece è all'opposizione, tanto male che stia a casa. Peraltro è proprio, come dire, l'articolazione dell'espressione politica
che ha consentito alleanze, mutamenti, possibilità in qualche modo di aprire delle contraddizioni in maggioranze compatte e così via, e guai se questa cosa, tra l'altro, se era una questione di denaro potevano tagliare a metà lo stipendio dei deputati e non sarebbe successo niente e poteva andare bene in questo modo e si poteva fare questa cosa. Non vogliono, non potranno essere più solo i partiti. Io credo che noi abbiamo un compito di ricostruzione dei partiti assoluto, ma abbiamo forse anche il compito di vedere di trovare anche nuove forme di partecipazione. Io cito sempre una cosa perché mi pare importantissima e vi invito a tutti a rileggerli. Ci sono delle bellissime pagine di Gramsci che parla della necessità dei soviet. Adopera la parola soviet Gramsci perché soviet vuol dire consiglio. La parola soviet richiama alla mente l'insurrezione. Gramsci non ne parla in questo senso, parla invece della necessità che la società civile si esprima e che non ci siano più né Stato né partiti soltanto autoreferenziali, ma forme più di democrazia anche diretta. E quando Gramsci parla dei consigli come della società civile che impara a autogovernarsi, a autogestire la propria società, a me ricordano moltissimo la grande esperienza che abbiamo fatto negli anni 70 con i consigli di fabbrica, con i consigli di zona, che sono state prime forme di questa capacità di autogestione e di partecipazione e che forse oggi, se riuscissimo a rianimarli, a dargli contenuti, potrebbero impedire che ci sia questo distacco, questo ritorno all'individualismo. Io credo che io qualche volta mi capita di parlare del mio amico coronavirus, perché in qualche modo qualche aiuto ce l'ha dato, adesso non mi lapidate, ma perché vedete, il coronavirus ci ha fatto improvvisamente svegliare e capire che non eravamo soli al mondo e che senza l'altro non potevamo sopravvivere, banalmente, che se non c'era chi ci faceva il pane la mattina, il fornaio, questo e quest'altro, la nostra vita non poteva funzionare. Ora badate che l'uomo è diventato sociale, cioè egualitario, e ha scoperto l'importanza del rapporto con gli altri. Non per l'uomo primitivo non era per niente sociale, era asociale. Piano piano lo sviluppo della civilizzazione l'ha reso consapevole che non era solo al mondo e che invece faceva parte di una rete di rapporti sociali. In qualche modo il coronavirus ci ha fatto riscoprire questa cosa drammaticamente e forse, chi lo sa, possiamo pensare a una ripartenza che ci ricominci a far partire da come riconquistiamo la socialità degli individui che oggi sembrano l'uno contro l'altro armato. E credo che questo sia una cosa urgente, perché io ho un po' di paura che la democrazia svanisca, francamente ce l'ho. Non vorrei neanche avere una democrazia come quella degli Stati Uniti, per carità di Dio. Grazie onorevole Castellina. Onorevole Chiavacci, lei è presidente nazionale dell'ARCI. L'ARCI storicamente ha avuto anche un ruolo nell'organizzazione delle feste, spesso ha curato gli aspetti, diciamo, sia a livello nazionale che locale, artistico, musicali, ma ha curato anche una serie di iniziative culturali, eccetera. Io però vorrei partire, perché un punto, il tema della partecipazione, che non è un tema estraneo all'ARCI. Luciana Castellina ha lanciato una provocazione bella e buona: la democrazia, il rischio della democrazia, senza partecipazione la democrazia non funziona. È un tema che in questo momento, fra l'altro, senza partecipazione, ma anche senza, c'è anche una crisi della rappresentanza. In questo momento c'è un referendum, tra l'altro, che in qualche modo tratta questo aspetto. Ecco, lei condivide un po' questo allarme lanciato dall'onorevole Castellina? Sì, intanto buonasera, sì certo lo condivido, tra l'altro Luciana è anche la presidente onoraria della nostra associazione, quindi ovviamente diciamo c'è una
una sintonia perfetta. Qui siamo partiti, siete partiti dalle feste, da un passato. Vorrei provare a rispondere alla domanda rovesciando, diciamo, un po' l'ordine dei fattori, quello che potrebbe succedere nel futuro. Quello, diciamo, alcune parole. La prima è partecipazione. Partecipazione attraverso i partiti, partecipazione dentro i partiti. Anch'io ho fatto un'altra vita, ho fatto anche la responsabile della festa dell'unità, diciamo, la Federazione Fiorentina, quindi conosco nella fase, non quella così bella che avete descritto voi, probabilmente c'è in una fase diversa, ma certamente anche molto diversa da quella attuale, l'unità ancora esisteva. Cosa per esempio era quella figura? Quella figura era una figura che aveva una responsabilità certamente economica importante, ma per come hanno detto già altri, la costruzione di quell'evento, che era un evento che costruiva e presentava dal punto di vista comunicativo esterno e interno. E se mi posso permettere, poi non parlo più io delle feste perché faccio presidente dell'ARCI, però in qualche modo, me l'ha già detto Luciana, l'ha cominciato a cambiare quanto era rivolto molto più verso l'esterno, diciamo, che verso l'interno. E ovviamente è cambiato perché anche sono cambiate le modalità comunicative della politica. Non sarebbe un discorso lungo, però certamente quel contenitore, quei contenuti erano i contenuti di, l'hanno detto benissimo altri prima di me, che riportavano una visione. Il responsabile doveva avere qualcosa sulla solidarietà internazionale, qualcosa sulle donne, qualcosa che accontentasse i giovani, doveva confezionare e per di più doveva anche accontentare tutti quelli che, proprio perché era importante per la comunicazione interna, ci volevano essere. A tutti i livelli, perché le feste sono state importanti anche a livello locale, gli amministratori locali trovavano in quel momento, appunto, partecipazione e anche conflitto, e anche però con una capacità di ascolto, perché è un po' reciproca, no, la cosa. E qualcuno ha parlato in Tini molto bene di che cos'erano i partiti. Quell'evento lì, appunto, era un evento politico che infatti si svolgeva all'avvio della stagione politica, un po' per rifare una sorta, una funzione pedagogica, diciamo, ma per rispondere alla partecipazione serviva anche ad ascoltare l'umore, a capire, diciamo, se su quella linea in qualche modo, diciamo, quei soggetti iscritti e non iscritti, ma in un sistema politico diverso, devo dire, la festa dell'unità era l'unità perché era il giornale, ma unità è una parola importante, diciamo, per un'associazione come l'ARCI. A un certo punto questo sistema è saltato, no? Perché era associazione autonoma, è saltato anche per, diciamo, come sono cambiate le visioni, diciamo, dei partiti della sinistra. Però certamente prima ce n'era uno solo e poi cominciava a essercene più di uno, no? E quello che era un'associazione autonoma ma che stava in quel sistema, diciamo, si è ritrovata a tenere solo se autonomamente, indipendentemente, partiva da dei contenuti. E qui arrivo, non so se la domanda è stata, diciamo, riferita anche all'attualità più recente, nonché quella futura, rispetto per esempio al tema della difesa della Costituzione o della difesa della nostra democrazia. A un certo punto l'ARCI decide, non parliamo di tutto quello che è stato la relazione con i movimenti, il Movimento per la Pace, decide nella sua storia, una storia un po' più lontana della mia, che è lei, diciamo, no, i nostri compagni toscani dicono, non siamo noi, ci siamo spostati, noi siamo rimasti fermi, sono quegli altri che si sono spostati, lo dico, diciamo, una battuta per alleggerire questa ora tarda, però insomma credo che renda un po' bene l'idea. Quindi partecipazione, cultura è stata citata, la festa dell'unità
spesso affidato, questo anche qui io parlo della mia esperienza di giovinetta, però ad Arci, e poi tra l'altro diciamo perché è un momento di cultura popolare, è già stato detto, ma anche un momento di cultura di innovazione e di sperimentazione. Trovano spazio sui palchi delle feste dell'Unità artisti, diciamo, poi tutti ci hanno disdegnato, ma non di subalternità culturale. Da un certo punto in là poi anche questo cambia, diciamo, per tanti motivi, ma non ci abbiamo il tempo, ma lo affida appunto a chi vuole dare spazio da una parte, a chi non lo troverebbe o chi lo cerca in un ambito di schieramento politico impegnato, allora si diceva, ma pensateci, svolge anche una grande funzione di pedagogia culturale, dalla possibilità, questi sono i nessi diciamo forti, no? Con l'Arci di oggi, a chi non accederebbe a luoghi tradizionali della cultura, di trovare, e accanto diciamo a quella che è la socialità. Il cibo è così importante perché il cibo è un elemento fondamentale, diciamo, di socialità. E l'ultimo elemento sono i nessi forti con quello che erano le feste e con quello, io permetto di dirvi stasera, è ancora l'Arci, diciamo, ma faccio un po' uno spot, che è quello del per il partito e la militanza, per i cattolici si usa più il termine volontariato, anche noi lo usiamo, volontariato, qualche libro ne parla come cultura del dono, diciamo questa idea che addirittura un tempo si prendevano le ferie, si regalava il proprio tempo a una causa politica, ma concretamente al sostentamento economico di quella causa politica. Questo concetto che sembra così, diciamo, poi facile da spiegare e che per noi per esempio significa autofinanziamento. Ancora oggi i circoli dell'Arci vivono di questo, sono un po' particolari anche nel mondo del terzo settore, quello che è l'associazionismo di promozione sociale, ma che significa appunto offrire il proprio tempo libero, decidere che il nostro tempo libero è dedicato a una causa che è così complessiva, come dicevo prima, però, che è dal mondo, come diceva Luciana, all'avvertenza locale, in una visione. Queste quattro cose, l'ho voluto dire e vado a concludere perché capisco che è tardi, la partecipazione / democrazia, la militanza / volontariato, la cultura popolare / innovativa, e io ci aggiungo appunto il sostentamento economico, che non è una cosa da poco, per qui c'è Ugo, insomma, siamo, che conosce bene il tema, diciamo, è qualcosa senza la quale noi si possono affrontare, diciamo, le sfide. Queste quattro cose, che troverei parole e concetti ancora attuali, soprattutto la prima, è stata fatta la domanda sulla partecipazione, non sono cose che servono ancora oggi? Faccio questa domanda un po' provocatoria perché la faccio in una festa del PD. Queste cose lascio da parte perché è stato sviluppato benissimo tutto il tema dei partiti, lo dico ancora meglio. Diciamo l'evento Festa dell'Unità, e lascio con questa domanda, che proponeva una visione, è cambiato perché è cambiato, diciamo, la modalità comunicativa, o è anche cambiata la politica perché è cambiata la modalità comunicativa? Dove sta il capo e dove sta la coda? È solo perché stasera sono tutti a guardare la televisione che qui ci sono meno persone? Perché tutti sono a guardare la televisione? È troppo lungo da spiegare. Dopo il Covid, come ha già detto bene Luciana, il tema della relazione sociale, dei legami fra le persone, della socialità come momento di crescita di una persona, dell'isolamento e della solitudine
e dell'ignoranza, diciamo, quindi della non conoscenza culturale, e anche qui si potrebbe fare un altro dibattito, sono stati, perlomeno ci sono stati messi di fronte. Sta, diciamo, ovviamente alle istituzioni cercare di risolverlo, però qui la domanda, e non è per niente provocatoria, non saprei nemmeno a chi farla, è che forse, insomma, servono molto ancora tanto ai partiti, perlomeno ai partiti che ci piacciono, insomma. Gli altri sarebbe un dibattito lungo. La parola popolo, noi siamo quelli della casa del popolo, ora non la usiamo noi, la usano altri, la usano in maniera strumentale, non amano quel popolo, diciamo, lo usano, ma forse qualcosina, lo dico proprio così, da noi si direbbe come ai bar della casa del popolo, e non si direbbe per dispregiare quel dibattito che si fa ai bar della casa del popolo, ma per dire che lì si fanno grandi dibattiti politici, grandi confronti fra le persone che leggono il giornale la mattina. Ecco, chiudo, sì, appunto, con questa leggerezza toscana, però con una grande questione. Quelle quattro parole sono parole ancora di una grande attualità per la società, per l'associazionismo, ma anche per i partiti. Ecco, mi verrebbe da dire questo, insomma, a completare questi bellissimi, insomma, interventi che prima di me, che avevano strumenti e conoscenze certamente, insomma, maggiori. Credo però che a riportarlo all'oggi ci sia un'essenza, ecco, di una visione che ha attraversato la storia italiana, che non va assolutamente abbandonata, pena, come ha detto qualcuno, un crollo totale, appunto, della democrazia e della relazione, del degrado della relazione fra le persone. Questo credo che, insomma, sia importante. Mi scuso ora per dirlo qui, diciamo, in un luogo che mi ha invitato, ma penso che insomma, questa riflessione vada fatta con più attenzione dico solo questa cosa: il post-Covid, noi ci siamo anche un po' arrabbiati, ha giustamente riflettuto su cosa erano i servizi sociosanitari, sul volontariato che ha aiutato le persone, ma sulla distruzione della socialità, e quindi sulla, per esempio, importanza di un'associazione come la nostra, che non è quantificabile, anche se ha svolto tantissimo volontariato, solidarietà alimentare, mutualismo, tutto quello che si vuole, ma che nella sua essenza si occupa di questo, di relazione, di promozione sociale e di accrescimento di relazioni fra le persone. Era difficile spiegarlo. Era difficile spiegarlo per lo spettacolo dal vivo, ma per noi è stato ancora più difficile. Ecco, questo forse proprio perché non si è, diciamo, anche a sinistra, mi sento di dire, capito fino in fondo l'importanza di quella socialità che le feste dell'Unità, per esempio, producevano a Iosa. Bene, grazie, grazie. Chiudiamo questo dibattito. Avevamo tempo fino alle 11, siamo andati oltre, però mi sembra che sia stata molto interessante questa riflessione e vada sicuramente approfondita e continuata, come chiede anche Francesca Chiavacci, perché dalle feste siamo passati a discutere dei partiti, dai partiti siamo passati a porci il problema sullo stato della democrazia del paese, ma anche una cosa molto importante che, diciamo, il dopo Covid ci pone, che è quello, diciamo, del rapporto tra le persone e di quello che è il grado di socialità che riusciamo a conservare o ad accrescere e fare in modo che non si riduca in questo paese. Bene, grazie, buonasera.